Scusate un attimo, che questa storia dell'agriturismo io non l'ho capita bene. Allora, tuo babbo c'ha un agriturismo, ci sono 2 ettari di terreno, sì, ma... è lavato in gestione a chi? A Pileri. A che Pileri? Pietro. Aspetta, chi è Pileri? Di San Pantaleo. Ah, Pietro. Pileri di San Pantaleo. E allora è un truffatore che si sta truffando tuo babbo. Stai partendo da... Sicuramente si sta truffando a tuo babbo. Allora, l'agriturismo, quando tu lo fai, ha dei vantaggi. Ascoltami bene. Ha dei vantaggi. Però, per avere la denominazione agriturismo... DOC. Il turismo non c'è. DOC, denominazione di origine controllata. No, ascolta, quello è il vino. DOC, allora, toglimi questa parte, se no te la faccio volare di sopra. Allora, per avere un agriturismo, tu, quella denominazione lì, devi tutto quello che dai dentro, tutto quello che dai a mangiare, dalla pasta, cioè la realtà è questa, e deve essere così. Dalla pasta all'olio al vino deve essere prodotto da te. Invece Stefano nell'agriturismo suo non produce nulla, e allora perché lo compra dove? Stefano a San Pantaleo lo comprano, e allora se o vanno a Olbia al supermercato, se vanno e lo beccano te lo fanno chiudere, cioè lascia perdere, le leggi sono quelle che poi nessuno le controllano chiudere. Però tutto quello agriturismo lo dice già la parola, che tutto quello che tu dai deve essere prodotto dall'azienda. In loco. Tutto lì, quello è l'agriturismo. Infatti noi prima lo producevamo. Cosa producevate, Stefano, prima? Pasta e carne. E la pasta come, però? Fatta in casa. Tipo manicaretti? Gnocchetti. Gnocchetti fatti in casa? Io. E la carne come invece? La carne è maialetto. Maialetto fatto in casa? Eia. È cresciuto dove però? Nello stesso posto. Allo stato brado? Eia. E cosa gli davate da mangiare? Orzo. Ma non c'entra un cazzo quello. No, devi dare ghiande, non orzo. Ma quello non c'entra un cazzo. Allora tu... Cazzo, non c'entra un cazzo. Ascolta, l'80% di quello che tu dai... Togli un po' cazzo di cosa. L'80% di quello che tu dai da mangiare deve essere prodotto in loco. In loco. Punto e basta, stai. Dillo anche tu, punto e basta e boom. Punto e basta. Quanto basta? Molto. Molto, basta. Meglio. Basta. Basta. Pasta e basta? Basta. Pasta o basta? Basta. Basta? O pasta? Pasta. Pasta. Ma hai fame? No. Che pasta vuoi? Di andare a casa. Perché? Perché è tardi. Perché? Si diverte, adesso poi si diverte, lo mette su internet, perché le cagate. Tanto quello sa fare, non sa fare nient'altro, solo quello sa fare. Lo metti su internet. Mario, ma perché sei sempre incavolato? Ma perché fai queste pagliacciate? Fai queste cazzate, il bambino.